Nel quartiere Zanni di Pescara si chiude un'altra fase del progetto Social Art con i murales dello street artist Cocè. 5 giorni al lavoro con i ragazzi della scuola primaria del piano T. L'assessore alla cultura Maria Rita Paoni Saccone parla dell'opera definita bella e importante della felice mano di Cocè, dedicata ad Alda Merini, alla quale verrà presto intitolata la scuola e i bambini che sono gli interpreti della sua poesia Bambino. Il progetto Social Art è rientrato in quello che riguarda una programmazione conseguenziale alla adesione e poi all'aggiudicazione del bando delle periferie, della riqualificazione delle periferie urbane. L'associazione Movimentazioni ha partecipato a questo avviso che è stato messo su, è stato portato avanti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presentando dei progetti che sono stati selezionati, e quindi per 10 anni ci sono delle manifestazioni, ci sono degli eventi, degli interventi che dovranno essere messi su nella nostra città di Pescara. E all'interno di questo progetto presentato dall'Associazione Movimentazioni c'è proprio questa parte dedicata alla street art. Oggi vediamo questo bellissimo murales rappresentata Alda Merini con dei bambini che gioiosi giocano, è un'esplosione di colore, è veramente molto molto bello, e faccio complimenti all'artista. Qua si vede la faccia di lei, che l'idea era quella di far vedere chi è Alda Merini, come la sua faccia, almeno per riconoscerla e per dare un viso, no, alla poesia che dobbiamo anche mettere sul muro. Poi i bambini, sempre la ragazza, il ragazzo, i bambini, quello che giocano con gli aquiloni, c'è la storia dietro anche, per questo abbiamo messo anche la scritta e niente, quello che voleva rappresentare era quello proprio.